Allora, in una serata che per la prima edizione vede il premio Anita Ekberg, ci sono delle motivazioni a sfondo sociale. La dottoressa Iannone ha ricordato l'opera per venire incontro agli operatori del settore spettacolo che troppo spesso subiscono delle limitazioni, ma quando parliamo di sociale non possiamo che aprire veramente la nostra mente, il nostro cuore alla salute degli altri. Ecco, quindi con lei io vorrei approfondire intanto questo tema e dire intanto la vostra presenza qui stasera. Che cosa vuole trasmettere come messaggio al nostro pubblico? Allora, innanzitutto sono presidente di un'associazione Onlus che si chiama Dona la vita con il cuore, che è attiva sul territorio con due tipi di attività. La prima è quella di promuovere la ricerca scientifica nell'ambito della lotta alle malattie cardiovascolari. In particolare ci occupiamo di progetti scientifici che aumentano le chance di sopravvivenza dopo un arresto cardiaco. E l'altra parte di attività della nostra associazione è legata a progetti di solidarietà sanitaria, in particolare le Domeniche del Cuore, in cui colleghi nell'ambito della cardiologia, del Dipartimento di Scienze Cardiologiche del Policlinico Gemelli, si rendono nel territorio per realizzare uno screening cardiovascolare per le persone meno abbienti che non possono accedere alle cure mediche. Ecco, il problema di accedere alle cure mediche, ma soprattutto di fare prevenzione, ecco, chi riguarda soprattutto in Italia? Allora, innanzitutto le malattie cardiovascolari sono quelle tra quelle più gravi, perché sono quelle che uccidono di più. Uno su tre muore purtroppo per problemi cardiaci. Le malattie cardiovascolari si combattono con delle cure molto efficaci, moderne, ma soprattutto con la prevenzione. La prevenzione parte dallo stile di vita, dal combattere i fattori di rischio e dal cercare di mettere in pratica quelle situazioni che mantengono il cuore in salute. Il suo, lo faccio con tutti gli ospiti di questa serata, il personale augurio al prima edizione del premio Anita Ekberg. Che cosa possiamo dire? Basandoci sempre sullo sfondo sociale, cioè il premio vuole anche aiutare le eccellenze del Made in Italy, parliamo di grandi attori, ma vogliamo anche guardare a quelli che ancora grandi non sono e che magari lo diventeranno. Il suo personale augurio? Il mio personale augurio è quello di promuovere una sensibilità innanzitutto verso le persone che in questo momento sono in grande difficoltà, e ce ne sono molte, sempre di più, e in particolare un augurio che in funzione anche delle nostre attività e delle nostre sensibilità è portato al cuore che ha un simbolismo tutto suo, è il centro della vita ma anche il centro dei sentimenti. Quindi il mio augurio è così a 180 gradi intorno a questo organo che racchiude in sé tutti i misteri della vita.